la giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. Il 4 novembre l'Italia ricorda l'armistizio di Villa Giusti, entrato in vigore il 4 novembre 1918, che consentì agli italiani di rientrare nei territori di Trento e Trieste e portare a compimento il processo di unificazione nazionale iniziato in epoca risorgimentale. In questa giornata si intende ricordare tutti coloro che, anche giovanissimi, hanno sacrificato il bene supremo della vita per un ideale di patria e di attaccamento al dovere. A Montesilvano, sul piazzale antistante il Pala di Martin, l'amministrazione comunale ha organizzato il Villaggio degli Eroi. I rappresentanti dei corpi di sicurezza e delle associazioni volontarie di soccorso hanno mostrato il loro lavoro, soprattutto lo hanno raccontato agli studenti delle scuole e alla cittadinanza. Hanno partecipato i mezzi e i reparti di tutti i tipi, dagli artificieri alle unità cinofile, dalle autopompe dei vigili del fuoco alla Lamborghini della Polizia di Stato e tanto altro ancora. Il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis. Sindaco De Martinis, il Villaggio degli Eroi è una giornata da ricordare sotto tutti i punti di vista. Sì, è un appuntamento volto a far incontrare chi tutti i giorni, insomma, si dedica alla sicurezza, alla tutela della serenità sul nostro territorio con le nuove generazioni, affinché intanto sia da insegnamento per il futuro e soprattutto avvicini le forze dell'ordine, le forze armate alla cittadinanza, ma soprattutto che tenda a ricordare chi in passato ha fatto tanto, in alcuni casi ha dato anche la vita, affinché oggi si possa vivere una vita come quella che viviamo. Ecco, qual è il messaggio, sindaco, da rivolgere ai tanti ragazzi, vediamo tanti studenti, scolaresche, che stanno partecipando attivamente a questa giornata? Sì, il messaggio è sicuramente quello, appunto, di far capire quanto importante sia l'unità, ma allo stesso tempo il messaggio che vogliamo dare è quello, attraverso questo incontro, è quello relativo al fatto che le future generazioni si avvicinano sempre più alle forze dell'ordine e le vedano soprattutto con una visione amicale.